tante le iniziative dedicate al Natale organizzate a Lucera in questo periodo. Dopo la settimana Teleton dedicata alla beneficenza, dalla quale sono stati raccolti circa 13.000 euro a favore della ricerca genetica, e dopo la serata dedicata alle castagne e al vino dalla Proloco, che si è gemellata quest'anno con la Proloco di Rapolla, da segnalare le serate organizzate dalle associazioni, che avranno ancora due momenti importanti. Il 26 dicembre, infatti, a partire dalle ore 18 in Piazza Duomo si svolgerà la cerimonia per la nascita di Federico II con relativo corteo storico per le strade della città. Si tratta di un evento unico in Italia che ricorda il lieto evento avvenuto a Jesi nelle Marche il 26 dicembre del 1194. Sempre il 26 dicembre, ma nel santuario di San Francesco, tornerà la corale Santa Cecilia diretta dal maestro Ieluzzi, che delizierà il pubblico con il tradizionale concerto di Natale. Per chi vorrà potrà inoltre visitare il presepe allestito nella piccola chiesa di San Gaetano, opera originale che ripropone i luoghi della zona di Santa Caterina. Infine, il Natale dei Lucerini sarà anche quest'anno all'insegna dell'austerità, pochi regali acquistati e quasi tutti di valore simbolico, anche se a tavola, come sempre, non ci si farà mancare niente. Il Natale cambierà, tutti buoni rendere.